CGIL. Allora, ti faccio una domanda proprio cattiva, diciamo, no? Allora, diciamo che invece di smascherare le finte partite IVA, cioè i lavoratori subordinati che si maschera, che vengono mascherati da partite IVA, non sarebbe più semplice estendere i diritti dei lavoratori subordinati anche alle partite IVA? Oppure un problema, diciamo, di tutela del proprio tesseramento, cioè che comunque la partita IVA al lavoratore autonomo è difficile prendergli la tessera sindacale. Vuoi risposta provocatoria o quella non provocatoria? Quella che ti pare. Allora, ok, tutte e due. La mia idea è che la risposta, in genere le domande retoriche si fanno perché la risposta è no. In genere quando vedo un cartello che finisce con un punto interrogativo, mi immagino che la risposta in genere sia un no. Invece stavolta rispondo probabilmente sì, anche perché questo vogliono da un'indagine che ha fatto l'IRES, quindi che ha fatto la CGIL in fondo. Ciò che vogliono i professionisti e le partite IVA. Se posso permettermi anche la risposta provocatoria. Se è vero che la CGIL probabilmente ha un'idea, per alcuni versi forse datata, del mondo del lavoro, magari è anche vero che alcune organizzazioni hanno un'idea ugualmente datata della CGIL. Infatti io sto qui proprio a nome della Consulta del Lavoro Professionale, che nasce in CGIL per parlare e confrontarsi con gli autori a partita IVA e con gli autonomi. Nasce nel 2009, tardi? Sì. Okay. Tardi, sì. No, poveretto, lui si sottopone. No, adesso qui appena stiamo. Ti ho domandato qui. E parliamo, cioè, finora in questi anni, questi pochi anni, abbiamo comunque confrontati con 62 associazioni fra professionisti ordinistici e non ordinistici, con ovviamente quella che è la nostra caratteristica come CGIL, che è la nostra ricchezza e che è anche il nostro limite, non lo dico in maniera retorica, cioè quella che è la confederalità, cioè noi non siamo un sindacato che rappresenta questa o quella categoria, quindi quando ci confrontiamo con gli autonomi è ovvio che dobbiamo avere una visione più confederale, una visione che comprenda anche chi autonomo non è. E tra l'altro, visto che sto qui, cioè l'autore, volevo anche una piccola critica, secondo me si approfondisce poco, non si cita, ma si approfondisce poco la possibilità di indipendenza e di autonomia anche nel lavoro dipendente, che esiste soprattutto ultimamente, appunto, negli ultimi anni anche il lavoro dipendente ha avuto un grande spazio di autonomia. Comunque, ecco, in generale, leggendo il libro, mi sono segnato qua, mi pare di capire che almeno al 50% la colpa è nostra di tutto quello che sta succedendo. Io però sono qui davvero sinceramente non per difendere un elefante morente, Io sto qui per dire che è vero, noi ci stiamo cercando di aprire anche con la Consulta del Lavoro Professionale, abbiamo dei limiti, certo, non solo con la Consulta, anche con l'NUPIU, con il comitato, insomma, il nostro tempo adesso, quindi abbiamo modo anche di aprirci, però che dal nostro punto di vista rimanga centrale quella che è l'idea del lavoro come mezzo principale, sì, ecco, per la costruzione della ricchezza, purtroppo è probabilmente un tema su cui dobbiamo confrontarci. È un tema della ricchezza, cioè, prima ancora poi che il lavoro come mezzo di acquisizione di un'identità, di una nuova definizione, anche perché io spesso dico, se vuoi dire a una persona tu cosa sei in tre parole, molto probabilmente una di queste tre parole sarà il lavoro che fa o che non fa, o disoccupato. Però ecco, il lavoro anche come mezzo di produzione della ricchezza, io capisco ovviamente l'importanza anche di questa produzione informale,
della società della conoscenza. Quindi, detto brutalmente, se un assistente va a prendere, cioè sta su Facebook, un ricercatore sta su Facebook e aggiorna il suo status e commenta, probabilmente creerà ricchezza che non viene riconosciuta. Sono d'accordo, però questo discorso, se non viene problematizzato in maniera più approfondita, resta un po' sterile, o meglio, si può allargare, e voglio dire che sono da CGL, ma io se vado a prendermi una birra con Marchionne, quanto vale questo discorso che mi faccio io di 1,5 con Marchionne? Vogliamo monetizzarlo? È una, ovviamente, un'assurdità, comunque un portare un po' al parossismo questo tipo di discorso. Comunque, ecco, ho letto le proposte, tra l'altro, anche di ACTA, e io penso che siamo in gran parte d'accordo. In realtà abbiamo già avuto modo di comunicare quelle che sono state alcune iniziative della consulta del lavoro professionale. Ho dovuto scrivermi qua in punti quelle che sono state le proposte che abbiamo fatto, per carità, con metodi vecchi, quindi dandole ai parlamentari del PD, cercando di lanciare raccolte firme, per carità, magari sono metodi vecchi, però voglio dire, mi sono segnato, allora, riconoscimento delle categorie diverse dagli ordini, per le professioni ordinistiche ovviamente, sostegno all'avvio di impresa, deducibilità della formazione, una maggiore deducibilità, incentivo all'aggregazione studi professionali associati, promozione delle casse mutue, certezza dei tempi dei pagamenti, sostegno al credito, contrattazione rispetto ai compensi, ultima la contrattazione di studi professionali, con tutti i limiti che ci vuole pure quella, però una prima contrattazione rispetto agli studi professionali magari potrebbe essere vista come un passo avanti. La maternità, avevamo proposto nella famosa legge sia l'estensione che poi c'è stata, sia quello che era secondo noi il grande problema, cioè che le autonome non possono percepire, se è scritta la gestione separata, non possono percepire la maternità e contemporaneamente lavorare, quindi o perdono i clienti o vanno in maternità, mentre magari la farmacista, la notaia può continuare a fare il lavoro. Sì, le commerciali anche, comunque, tutte le professioni autonome ma registrate in ordini o nel registro. E quindi io penso che tutto questo tipo di proposte, che sono spesso anche molto simili a queste proposte di altri, noi come facciamo? Cioè, siamo ovviamente favorevoli a questo discorso, ad esempio, non so, vedo qui, a un'equa protezione malattie e degenza ospedaliera, a aumento dell'IVA, cioè no, l'aumento dell'IVA, e legare i compensi ai contratti nazionali, si parla di contrattazione, ovviamente siamo d'accordo. Vorrei concludere però rispetto a una proposta in particolare, che è la proposta del welfare e della previdenza in particolare. Ovviamente non vorrei bloccarmi sinceramente sul discorso del reddito di cittadinanza, reddito di esistenza, basic income, perché sappiamo che abbiamo posizioni diverse, partiamo da posizioni diverse, però vorrei anche cercare di farvi capire che la logica che abbiamo probabilmente è anche la stessa, anche se è declinata diversamente. Prendiamo la maternità, si parla di maternità come diritto universale. Detta così sembra giusta, no? Perché non dovrebbe essere un diritto universale, la maternità. Però pensiamoci, che significa maternità come diritto universale? Servizi? Sicuramente. Ma parliamo invece, perché poi spesso quasi si va a scontrare coi soldi, con le risorse che devono essere stanziate per la maternità. Che cos'è la maternità? Un premio perché hai fatto un figlio? Magari ariano, come era il bonus bebè di qualche anno fa? Un contributo perché siamo felici e tu hai fatto un figlio? Un regalo? O è forse, o dovrebbe essere, questo è il mio parere, uno strumento contro la discriminazione delle donne nel lavoro e nella vita, ma in particolare nel lavoro? E vi faccio un esempio: se una donna guadagna 10.000 euro al mese, ok, il modo per cui non viene discriminata nell'essere madre, paradossalmente, e far sì che lei in quei 5 mesi possa prendere qualcosa di simile a 10.000 euro al mese, perché altrimenti il suo figlio costa tutto lo stipendio che le viene tolto. Quindi, per quale motivo noi, dal nostro punto di vista, legare il welfare alla contribuzione e a un certo tipo di lavoro è più utile? È più utile perché, da una parte, poi vogliamo allargare le maglie, vogliamo capire in che modo chiedere.